Cari amici, eccoci qua, torniamo sull'argomento, cari amici, alla larga dalle nifete. Sapete, vero cari, che ve lo dico sempre di stare alla larga dalle nifete. Per esempio, questa signorina è una nifeta, no, non per età, perché ha già 25 anni compiuti ed è anche laureata in lingue straniere, si è laureata presso l'Università degli Studi di Verona, da poco. È una nifeta. Vedete come sono fatte le ninfette? Ha 25 anni, però ne dimostra 16 o 17. E io vi ho sempre detto, alla larga dalle ninfette, magari è meglio che vi orientate verso donne come la Garda, sapete, no? Quella che presiede il Fondo Monetario Internazionale, no? Bella la Garda, avrà 50-55 anni, perché lì non avete problemi. E le ninfette si deve dire, guardare ma non toccare. Guardate, perché chi tocca i fili muore chi tocca i fili. Come quel professore di Saluzzo, al quale ho dedicato tanti tanti video, il professore di Saluzzo, sapete quel professore che ha avuto due o tre sue studentesse, ha avuto dei rapporti, come si dice, carnali. Si sono conosciuti carnalmente, la Bibbia conoscere lo intende in questo modo. Guardare ma non toccare, alla larga, chi tocchi i fili muore, cari amici. Va bene, cari, ricordatevelo sempre, cari, ce ne sono tante di donne che hanno più di 18 anni e il mondo è pieno di donne che hanno più di 18 anni. Tu sei d'accordo con me? Assolutamente, Vedete, è d'accordo pure lei? ovviamente. Va bene, cari amici, ricordatevi che questi miei video sono tutti profondamente educativi, cari. Ah, se volete andare con una minorenne, dovete essere minorenni pure voi. Ok? Oppure andate con una maggiorenne. Aristotele direbbe tertium non datur, non è data una terza possibilità. A meno che non vogliate andare in galera, eh? Va bene, cari amici. Grazie, cari amici, a tutti voi e tanti saluti da Serafino Massoni.